Sei pronto a ingannare gli amici della libertà con me? Ok, prima devo andare a prendere i miei adepti. Stai per entrare nella stanza di Caos, novellino. La vista ti rimarrà impressa per sempre. Sistema da po', occhio dove metti i piedi. No, 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 così. Che cosa, no? No? Oh, ecco qua. Mi ha detto, amico, sei pronto ad hackerare i pannelli di controllo? Ok, andiamo alla base degli amici della libertà. Dove sei stato, signorino? Oh, ciao papà, ecco io. Ero in giro con un mio nuovo amico, ve lo Sei tornato a casa ieri, Butters. Io e la mamma eravamo preoccupatissimi. Ci siamo a malapena goduti il film che guardavamo. Mi spiace, papà. È che io e il mio nuovo amico non volevamo... Le scuse non bastano, signorino. E tu? Come ti chiami? Devi dire qualcosa. Tu non capisci. Ti ho fatto una domanda. Chi sei tu? Ti prego, non farlo. Ora basta. Butters, sei in castigo. E anche quel furbetto del tuo amico. Per questo il professor Chaos venne rinchiuso per sempre in una struttura di massima sicurezza. A quanto pare sono in castigo. Sono di nuovo in castigo. Mi rannicchierò qui a morire. Papà ha installato una nuova serratura sulla porta. Con quella serratura elettronica sulla porta non potrei neanche pensare di uscire di qui, giovanotto! È così, mio nuovo amico, sono in castigo. Beh, credo che tu possa portare la mia roba, visto che siamo compagni ora. Sono in castigo. Mi spiace di averti fatto intrappolare qui, novellino. Cosa hai fatto, novellino? Cosa credi che dovremmo fare? È inutile, novellino. Quando sono in castigo, non c'è niente da fare. Si arrabbierebbe ancora di più se sapesse che stai spaccando la casa. Cosa stai facendo, novellino? Devi usare il bagno? Oh, madonnina, novellino, non saprei. Va bene, ma fai attenzione. Sedere fa un sacco di cose spettacolari! Ma è impossibile! Ti ho messo in castigo! Come puoi essere qui in questo momento? Non sono stato io, papà! È stato il novellino! Hai una qualche abilità che ti permette di rimuovere la gente dal castigo? Se tocchi qualcuno, come per magia, non è più in castigo, vero? La tua magia nera non è la benvenuta qui, essere malefico. Ah!
Sei in castigo! È libero! Cosa credi di fare? Papà, se ti facessi del male, sarà stato il professor Chaos, non io! Che scarica, Eva! Butters spreca energia! Sì, immagino di sì! Sei pronto a spiegare le ali e volare? Castigherò quel ragazzo incastigabile a costo di mettere tutti in castigo! Beh, è stato bello essere vostro amico, ragazzi. Fagli vedere chi sei, Petamen! Capitan Diabete non è più in castigo. Cosa credi di fare? Ora del diabete? È tutta colpa tua! Scusa, papà! Il novellino non può essere messo in castigo! È un miracolo! Oh, merda! Quel tizio è stato nel tuo culo per tutto il tempo! Succede qualcosa tra poco, sei in doppio castigo! Oh, no! Ti ringrazio! Cosa credi di fare? Di sicuro tutti nei forum fanno il tifo per te, ragazza squillo! Hai una faccia tosta, ragazzi! Mi fido di te, Sacha! Ora sono solo più arrabbiato con Butters! Oh, maledizione! Che arriva il castigo! Oh, madonnina! Così imparerai le buone maniere. Siete contenti ora, delinquenti? Lo dirò ai tuoi genitori. Ragazzo Squillo è online! Seguendo il segnale. Ecco che succede quando i bambini non hanno disciplina. Le forze del caos ti sorridono. Eccoci qua. Colpo! Fingi che ti abbia fatto male, ci stanno guardando. Brutte notizie, cattivi! Ora sono uno dei buoni! Oh, credi di essere intelligente? No, ma sono un professore! Questa sì che è disciplina! Mi ringrazierai! Che vergogna! Oh! Non possono nulla contro di noi! Maledizione, Butters, sei in castigo a vita!
davvero, non mi sento in castigo! Non sono in castigo! Sono incastigabile! No! Devo andarmene prima che mio papà riacquisti conoscenza! Basta, chiamo i tuoi genitori! Ma chi sono i tuoi genitori? Butter, se fai smettere il tuo amico di scorreggiarmi addosso, vai in castigo! I recidivi trascorrono tutta la vita in punizione. Ma chi sono i tuoi genitori? Butter, se fai smettere... I recidivi trascorrono... Cosa? Ah! Che diamine... Dobbiamo infiltrarci nella base degli Amici della Libertà! Vediamoci fuori dalla scuola di talenti degli Amici della Libertà! Ecco qui, la scuola di talenti degli Amici della Libertà! Caos! Da questa parte! Ah, allora questa è la porta segreta! Ah, pensano di poter fermare Professor Caos con un terminale? Posso hackerare qualsiasi cosa! Troppo in alto, non posso hackerarlo! Ti ho preso, piccoletto! Ed ecco fatto! Ha funzionato! Sì che è una base di supereroi! Cavolicchi, hanno una sala d'allenamento, computer, delle luci! La base del Procione in confronto è un vero schifo! Potrei giocare qui tutti i giorni! Che ci fate qui? Ehi, Mysterion! Volevamo solo parlare con il dottor Timothy! Perché? Il Novellino vuole passare dall'altra parte, gli ho detto che l'aiutavo! Ehi, Novellino! Immaginavo fossi qui! Sono qui per spiare Timothy mentre lavora! Dovremmo farle a pezzettini! State calmi! Vediamo cosa hanno da dire! Madonnina, è lui! È un grande passo per te, professore. Vuoi davvero aiutare il Novellino a cambiare squadra? Beh, sì, sai, noi pensavamo che il vostro franchise è più aperto e all'avanguardia e... Noi volevamo cambiare perché il Procione e i suoi amici non andranno da nessuna parte. Il Novellino è venuto da me e mi ha detto come me ne vado dal Procione e i suoi amici e dato che li odio l'ho aiutato! Capisci qualcosa? L'alluminio sul suo casco sembra bloccare le mie abilità. Non fidarti, dottore. Non riescono a vedere quello a cui stai lavorando. E se il Novellino volesse cambiare squadra? Le intenzioni del Novellino sono sincere. Oggi Tupperware svolgerà una missione importante. Potete aiutarlo voi. Non mi servono rinforzi senza esperienza. Calma, Tap. Ricordo il motto degli Amici della Libertà. Sì. Punizione e inclusione. Vi manderò i dettagli della missione. Quando arrivate lì, inizieremo. Nel frattempo, devo tornare al lavoro. Saluti, Procione suo amico della libertà. Con calma. Prima prova che vuoi davvero stare qui. Vuoi tornare lì? Non se ne fa. Il dottore sta lavorando a un congegno che ci salverà tutti.
ticket. Oh, questo mi costerebbe una punizione a vita! Scusa se sono un po' distratto, ieri hanno arrestato mio papà, l'hanno assalito in casa e poi l'hanno messo in galera. Ti ringrazio per avermi aiutato con papà. Scusa se sono un po' distratto. Che posto, eh? Amici della libertà, non fate casino! Credo di sentire dei fagioli che mi chiamano. Ci vediamo.